quello che tutti i brasiliani non volevano, e cioè l'eliminazione della propria squadra che ospitava i campionati del mondo, è avvenuto ed è avvenuto nella maniera peggiore possibile, con un risultato oltre il tennis, 7-1. Ci sono stati dei momenti in cui i giocatori della Germania, mi sembra sul sesto o settimo gol, si sono addirittura parlati di nascosto, come per dire: ragazzi, non inferiamo, non facciamo altri gol, facciamogliene fare uno, per dire, sono delle ipotesi, perché altrimenti qui non ci faranno uscire dallo stadio. E comunque facciamo questo video per segnalare, oltre a questa notizia che ormai è di dominio pubblico, si sa in tutto il mondo che il Brasile è stato umiliato in questo modo. Ma segnaliamo anche ovviamente degli scontri, tutto sommato neanche gravi rispetto a quello che poteva accadere, degli scontri appunto sia a Belo Horizonte che in altre città del Brasile. Sono stati dati, per esempio, in fiamme dei bus, degli autobus, sono stati rapinati dei turisti, e ci sono state delle proteste appunto per questi 11 miliardi ed oltre per nuove strutture per ospitare il mondiale, di cui molte non finite più, e la polemica che già era cominciata un anno, 2 anni fa in Brasile è continuata, sta continuando anche adesso, perché a fronte di questi miliardi spesi per ospitare questo campionato del mondo, nelle favelas si continua a morire di fame, c'è malavita e quant'altro. Sono stati dati alle fiamme 20 autobus, pensati, dell'azienda privata VIP a San Paolo, e anche a Belo Horizonte, ci sono stati, dove ha giocato appunto il Brasile, ci sono stati degli arresti e delle rapine e degli autobus in fiamme. Potrebbero continuare, perché poi comunque potrebbero continuare anche nei prossimi giorni le proteste, ci auguriamo di no. E comunque qualche altra indiscrezione su questo mondiale del Brasile, che comunque è tra le prime, almeno è arrivato in semifinale, già è un buon risultato, insomma, a livello di piazzamento potrebbe arrivare anche terzo, probabilmente arriverà terzo, anche per vendicare questa, insomma, per riscattare questa pessima figura fatta a livello mondiale. E un terzo posto, insomma, certo, per una squadra iperfavorita come lei, che ospitava il mondiale, non è un grande risultato, però insomma, un po' come l'Italia nel 1990, che era data favoritissima, aveva schiacciato tutti, poi incontrò l'Argentina di Maradona e fu eliminata con un gol di Caniggia. E purtroppo arrivò terza, insomma, sempre un buon piazzamento, ecco, che comunque alza anche il ranking nella classifica mondiale FIFA. Questo è tutto, quindi si gioca oggi Argentina-Olanda, o Olanda-Argentina più correttamente, ma questo è un altro discorso, un altro video. A dopo con altre informazioni su Olanda-Argentina. Ciao.